Presentato in Vaticano il libro di Niccolò Mannino e Salvatore Sardisco, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Parlamento della Legalità Internazionale, all'udienza di mercoledì scorso con il Salvatore, Padre Niccolò Mannino e Salvatore Sardisco, hanno omaggiato a Papa Francesco il libro Il mio nome è amore, con centinaia di lettere inneggianti alla pace scritte dai giovani studenti che in Casa Parlamento della Legalità Internazionale stanno vivendo in prima linea il progetto formativo culturale Ricercatori dell'Alba. Papa Francesco durante l'udienza ha parlato di inculturare il Vangelo nella vita quotidiana e quando abbiamo avuto la gioia di incontrarlo e stringergli la mano come Parlamento della Legalità, ho avuto l'opportunità di dirle: Santità, noi abbiamo un progetto formativo culturale che ha come slogan Ricercatori dell'Alba. Ci aiuti a cercare, a invocare, a implorare un'alba di pace, di gioia, di amore alla vita. Ho visto il Papa chiudere gli occhi, posare la mano sul libro e quasi pregava. Ed è un'emozione, guardate, che cerchiamo di comunicarvi con questa intervista per dire che il Parlamento della Legalità Internazionale ancora una volta viene benedetto da Papa Francesco e da Roma, da questa bella capitale, dal Vaticano. Parte un tour per Montecitorio, poi per il Campidoglio e poi andremo anche a Madrid. Toccheremo tante, tante, tante realtà per dire che amare è possibile e che la pace non è un'utopia. Il Parlamento della Legalità si ferma a Roma. Già da ieri noi abbiamo presentato il libro alla Chiesa Sant'Anna in Vaticano e oggi abbiamo avuto il piacere sul sacrato di consegnarlo a brevi mano a Sua Santità. Oggi incontreremo anche in questo giro di conoscenze il prefetto di Roma, il prefetto Giannini.